Nel secondo tempo uno dei migliori Messina della stagione, 13 calci d'angolo conquistati, generosità, continuità, è mancato solo il gol. Sì, sicuramente abbiamo fatto la seconda parte della gara in maniera importante, con grande intensità, grande agonismo, volevamo a tutti i costi la vittoria. Purtroppo abbiamo avuto, credo, diverse palle gol, non ci siamo riusciti. L'importante è poi alla fine aver portato anche un risultato positivo a casa, sentendo anche altri risultati. Invece la prima parte della gara è stata un pochino difficile, la Jebison ci pressava abbastanza bene, ci chiedeva bene gli spazi e quindi spesso eravamo costretti a buttare questa palla lunga e loro sulle palle alte sono abbastanza bravi. E così credo che si è scivolato buona parte del primo tempo. Ci sono state pochissime occasioni, forse la più limpida abbiamo avuta noi sul colpo di testa di Gnoffo, che abbiamo preso la traversa, e così è andata, diciamo, un pochino la prima parte della gara. Contro Erra, contro il suo Sambiase, contro la sua Jelbison, il Messina non ha mai vinto in 7 gare, è soltanto una statistica, evidentemente sa studiare bene il Messina. Ma non lo so, sicuramente io lo incontro da 2 partite, una abbiamo persa e una abbiamo pareggiata, non siamo riusciti a batterlo. Sicuramente sono dei dati anche importanti, sarà la cabala, non lo so, però credo che la Jebison, a prescindere da Era, è un'ottima squadra, l'aveva dimostrato anche il girone d'andata, per tanto tempo è stata anche prima in classifica, è una squadra che si difende abbastanza bene, chiude bene gli spazi, ha dei giocatori importanti, sa fare male sulle ripartenze. Quindi è una squadra che sicuramente merita il posto in classifica che ha. Il vantaggio contro sul Cosenza comunque aumenta, l'impressione è che da questa gara arrivino soltanto segnali positivi, ulteriori conferme che questo è l'anno del Messina. Ma sicuramente nessuno magari si aspettava che il Cosenza perdesse in casa con la Vibonese, quindi sicuramente esalta ancora molto di più la nostra vittoria a Vibo domenica. E da parte nostra abbiamo cercato in tutti i modi oggi di vincere la partita, non ci siamo riusciti, ci abbiamo provato fino alla fine, sicuramente aumentiamo il punto in classifica, o perlomeno ci siamo ripresi quel punto che ci era stato tolto, e allo stesso tempo manca una partita in meno. Difesa impenetrabile, pure il reparto più condizionato da infortuni e squalifiche, una bella soddisfazione. In queste ultime settimane abbiamo conosciuto meglio Guerriera e adesso soprattutto Leo, che ha risposto presente. Sì, sicuramente nelle ultime settimane stiamo avendo un pochino di difficoltà per quanto riguarda la linea difensiva, gli uomini stanno girando quasi tutti, oggi eravamo contati, diciamo eravamo 4 soltanto, credo che Leo ha fatto abbastanza bene anche oggi, si è fatto trovare pronto come Gaiazzoli in mezzo con Giovanni, abbiamo rischiato pochissimo, quindi sicuramente sono soddisfatto in questo senso, ma credo che l'equilibrio della squadra ormai sia diventato in maniera importante, impeccabile. Domenica si possono chiudere i giochi o comunque si può anticipare, ci si può avvicinare a questo obiettivo che peraltro sembra più a portata di mano settimana dopo settimana? Ma sicuramente sia noi che il Cosenza abbiamo 2 partite molto difficili, vedendo la Jebison oggi e soprattutto i numeri che ha in casa, che non ha ancora perso neanche una partita, sicuramente il Cosenza avrà una partita difficile, ma credo che altrettanto difficile ce l'abbiamo noi, perché Sambiase è in cerca di punti per la zona play-out, quindi sicuramente, come ho detto sempre, ogni partita ha le proprie insidie, quindi cercheremo un attimino di vivere la giornata, prepareremo per bene la settimana e la partita di domenica, perché sicuramente dobbiamo andare a Sambiase a portare punti a Messina.